vendere questi fioretti ai giovani messinesi perché si sentono attratti dagli ideali di bellezza e di bontà che essi esprimono. Ciao a tutti, sono Francesca Mangano e sono presidente dell'associazione Aura, che da diversi anni gestisce uno dei monumenti più antichi della città di Messina, la chiesa di San Giovanni di Malta, con annesso il Museo del Tesoro di San Placido. A tal proposito vorrei proporre la lettura di questo volume che fu scritto nel 1967 da Monsignor Pantaleone Minutoli, I fioretti di San Placido, che narra in maniera fluida la storia di questo giovane monaco benedettino che venne qui a Messina e subì il martirio, divenendo anche il nostro santo copatrono. E per terminare in perfetta armonia artistica, vorrei anche consigliarvi il brillante volume scritto dal professore Marco Grassi, San Placido nella storia e nella pittura messinese. Viaggio pittoresco che ci farà capire com'è forte la devozione di questo santo in tutto il mondo. Un forte abbraccio a tutto lo staff di Todomodo e insieme ci lateremo. A presto, ciao!